Io penso che ognuno ha la sua tecnica, senza questa tecnica, anche se è rudimentaria, non si può fare niente. La mia è parlare molto prima di cominciare a scrivere, parlare moltissimo. A me è successo con Ferreri di cominciare a parlare una scena in una cucina e con quello che parlavano in quella cucina si poteva fare un film di 30 ore. È una cosa... Ma dopo che uno ha parlato molto, io penso che uno deve prendere pochissime appunti. Perché sono sicuro, io sono sicuro che quello che uno dimentica, anche se sembra molto brillante e molto efficace quando uno lo dice, che poi se uno lo dimentica è meglio dimenticarlo perché non serveva a niente. Non era importante. Raffaele, tu ami fermarti a scrivere le tue sceneggiature, a lavorare nelle caffetterie, nei bar, come mai? È semplicissimo. Quando uno è in una casa, parlando con un altro, arriva un momento che non ci sono più idee, uno non ha niente a dire. Allora è bruttissimo quella situazione. Che cosa fa uno? Dice, vuoi prendere qualcosa? Invece in un bar, in un posto dove ci sia un po' di movimento, c'è sempre questa possibilità di fingere che non è che uno è a corto di idee, che non ha idee, ma che la sua attenzione viene richiamata ad un'altra cosa e poi si ritorna. E questo è stupendo. E poi c'è un'altra ragione. Io, veramente a me, io penso che io non ho pensato mai in vita mia. Io tutto quello che ho fatto, che ho scritto, sono delle cose che io ho visto, che io ho sentito o che qualcuno mi ha raccontato. Allora, se uno è a casa sua, nessuno ti racconta niente o ti raccontano sempre le stesse cose. Io penso che è stato Sabatini che ha detto una volta che per il cinema italiano è stato un guaio terribile quando i registi sono arrivati ad avere la macchina. Lui diceva che quando i registi andavano nel tram, i film del cinema italiano erano migliori. Perché la vita di tutti i giorni, quella della strada, è una grande scuola. Per un certo tipo di film, senz'altro, è sicuro.